cambiamo argomento e purtroppo dobbiamo sperare davvero che il vaccino possa debellare entro quest'estate e magari anche prima il nostro auspicio il virus, perché anche il turismo è uno dei settori purtroppo fermo da tanto tempo a causa della pandemia e che ha gettato in una crisi profonda tutti gli operatori del settore, nel primis anche le guide turistiche, tutt'oggi per l'appunto impossibilitate a svolgere il proprio lavoro. C'è una data che dovete segnare, ovvero quella del 21 febbraio, perché il 21 febbraio, così come ogni anno, si terrà la giornata internazionale della guida turistica e l'Associazione Nazionale Guide Turistiche ha deciso di lanciare una campagna così titolata L'Italia che ti sorprende, che permetterà di realizzare delle visite guidate, questa volta virtuali, per ribadire l'importanza di una categoria molto spesso svalorizzata. Ne parliamo con Adina Persano, presidente ANGT. Salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Grazie per l'invito. Grazie a lei. Un settore che purtroppo è caduto in ginocchio, è in una crisi profonda, nonostante ciò il 21 febbraio ci sarà comunque questa giornata internazionale legata appunto al settore del turismo, ma questa volta si trasforma e diventa digitale con una serie di pillole del nostro paese per un'Italia che sorprende sempre e comunque. Certo, grazie. E abbiamo dovuto anche noi organizzarci in maniera diversa, nel senso che le visite in presenza non possono essere ancora svolte e quindi abbiamo optato per un qualcosa di diverso. E quindi ci siamo un po' reinventate delle cose, ovvero abbiamo reinventato una sorta di maratona, si chiama proprio così, una piccola maratona con un titolo molto particolare, L'Italia che ti sorprende, perché l'Italia ci sorprende sempre, perché le guide devono sempre sorprendere. E quindi noi domenica, per chi ci volesse seguire, spero tantissimi, sulla pagina Facebook di ANGT, Associazione Nazionale Guide Turistiche, noi avremo una maratona dalle 16 alle 17.30 con circa 3 minuti da ogni luogo, anche dalla campagna, i colleghi che si collegheranno appunto in diretta, quindi anche uno sforzo non di poco conto anche in questo periodo, si collegheranno in diretta, quindi ci faranno un po' assaporare proprio queste pillole di luoghi poco noti, poco conosciuti, e quindi ci sorprenderanno sempre con la loro competenza e con la loro grande speranza, perché per noi la speranza non deve mai morire, quindi è la speranza di poter ricominciare quanto prima. Un segnale di grande coraggio, come diceva giustamente lei, ma anche di speranza, quella ovvero di tornare ben presto alla normalità. C'è anche un altro messaggio che naturalmente si vuol veicolare con lei in qualità di presidente ANGT, ovvero molte guide turistiche sono spesso svalorizzate, quindi diventa essenziale anche questa giornata per far comprendere quanto sia fondamentale la vostra professione, spesso svalorizzata anche durante e prima la pandemia. Certo, certo, la ringrazio per aver anche così messo in evidenza anche questo concetto, perché per noi è fondamentale. Innanzitutto ANGT è l'associazione nazionale che è stata fondata più di 35 anni fa, quindi abbiamo fatto tante cose, e come ANGT ovviamente questo è il 31esimo anno che partecipiamo alla giornata internazionale della guida, voluta dalla World Federation. Quindi questa giornata, quindi il 21 di febbraio, domenica, tutto il mondo direi che sarà alla ribalta e quindi potrà così far vedere cos'è la guida turistica, il valore intrinseco che è la guida, questa personalità, io la chiamerei, che illustra, che soprattutto valorizza e tutela, perché la tutela si può fare anche con la competenza, con la conoscenza, con l'amore che si ha nel saper così parlare, colloquare, illustrare, in questo caso ovviamente in maniera virtuale, il nostro patrimonio. E per l'appunto noi abbiamo voluto anche, e lo facciamo sempre, ma soprattutto in questa giornata, far comprendere l'importanza della guida abilitata, della guida turistica, della guida territoriale, proprio perché la guida vive, conosce e può trasmettere in maniera virtuale, o quando speriamo quanto prima, in maniera reale, quello che è il patrimonio che lei
conosce Tu benissimo, lei con lui ti conosce la guida molto. abilitata, anche questo è un aspetto molto importante, perché a causa della pandemia, lo ricordiamo, molti di loro, molti del vostro settore non hanno ricevuto ristori. Quindi come state sopravvivendo, come sopravvivere l'intera categoria con un turismo fermo e l'impossibilità appunto di svolgere il proprio lavoro? Il governo Draghi riuscirà a porre al centro dell'agenda del governo anche il turismo? Abbiamo un ministero, però noi speriamo che possa essere rilanciato davvero. Certo, dunque noi nel 2020 abbiamo ricevuto, diciamo, non tutti, perché purtroppo ancora abbiamo colleghi che per questioni anche un po' formali o burocratiche non hanno avuto accesso ai ristori. E noi ovviamente non lasceremo, come si dice, indietro nessuno, quindi quando abbiamo quanto prima il ministro Garavaglia. Quindi ci inviterà al tavolo insieme quindi agli altri operatori del turismo, è la prima questione che noi porremo sul tavolo. Certamente i ristori che sono stati dati alle guide che li hanno ricevuti non hanno assolutamente compensato quello che è stato, diciamo, il nostro lavoro, quindi la perdita. Io vorrei ribadire che come guide turistiche, tranne qualche proprio lievissima così risalita nel periodo di giugno-luglio del 2020, ma molti di noi, soprattutto nelle città d'arte, ci sono colleghi che da dicembre, o meglio novembre del 2019, che non lavorano. E come A siamo questo andati punto, perché abbiamo avanti? solo un minuto, le chiedo scusa, le devo chiedere se vogliamo lanciare un appello proprio all'istituzione affinché questa categoria di lavoratori non sia più dimenticata ed esclusa dagli aiuti economici. Certo, un aiuto soprattutto, diciamo, un invito soprattutto al nuovo Presidente del Consiglio, a Draghi, che diciamo, del comparto turistico non si dimentichi mai degli ambasciatori o delle ambasciatrici, quindi delle guide turistiche, e soprattutto al nuovo Ministro Garavaglia, perché è colui che noi dovremo poi confrontarci, ecco, che apra subito un tavolo per capire come poter procedere anche e soprattutto nell'immediato, ma anche nel futuro, perché per noi è fondamentale. Ed è fondamentale anche per noi che si ritorni a vivere e a respirare delle nostre bellezze, del nostro patrimonio artistico attraverso l'ausilio delle guide turistiche che sono davvero fondamentali per riuscire a comprenderne la storia e tante sfumature che diversamente non riusciremo a comprendere. Perché lo diciamo sempre, anche a Certo. Mattina 9 la bellezza veramente salverà il mondo e l'arte ne è Certo, predominante. Grazie certo, davvero, grazie certo. ad Alina Persano, Presidente Grazie. NGT. Grazie a voi per averci ospitato. Buona giornata e aspettiamo tutti voi il 21 di febbraio sulla pagina Facebook di NGT con questa diretta all'Italia che ti sorprende dalle 16 alle 17:30. Saremo dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, fino alla Sardegna, dalla Lombardia, all'Umbria, quindi L'Italia tutte le città, tutta. l'Italia intera, l'Italia L'Italia che ti tutta. sorprende. Grazie, restate con Mattina 9, pubblicità. Grazie, grazie, grazie a lei. Buona giornata.